Dai, va. Come vanno sti fari? Ora non so quanto si veda dalla GoPro perché è notte. Però ragazzi, vi posso assicurare che si vede una bomba. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning. Oggi farò un video molto interessante in quanto andrò a montare un kit Xenon sulla mia macchina. Un kit Xenon da 6000 Kelvin, 55 watt e della Carrover, uno dei marchi migliori insomma, della fascia economica diciamo. Ciò che ci serve è tanta pazienza, tanti attrezzi. Io ovviamente uno l'ho già montato, vi faccio vedere solo come montare l'altro, poi alla fine il lavoro è lo stesso, quindi sganciamo la centralina. Prima cosa, ci prendiamo il tappo del faro. Se non vi ricordate come smontare la lampadina, vi lascio il link qua sopra. E ci andiamo a prendere questa misura di questo gommino, già me l'ero presa, di 2,2 cm, e andremo a tagliare un pezzo qui del tappo. Dovete comprare questi adattatori per LED o Xenon a casette, li avevo già unboxati in un video, vi lascio anche di questo il link qua sopra. E che dobbiamo fare? Dobbiamo far passare questo qui dentro, leviamo questi due fili. E due. Ok. Questo lo leviamo. E lo faremo passare qui dentro. Prima uno, poi l'altro. Questo lo tiriamo e tac. Ok. Ci siete, no? Poi questo andrà a fare pressione nel portalampada, quindi non vi preoccupate se non si blocca, si deve bloccare dopo. Ok, adesso vi spiego un po' qualcosa. A parte questi cavi che vanno sulla parte delle centraline, questi due cavi che entrano dentro al faro andranno collegati sull'adattatore originale. Allora, ma questa sarà la parte un po' più difficile, perché riuscire a mettere la lampadina con l'adattatore è un po' complicato. Ok ragazzi, mi sono trovato il positivo nell'adattatore. Questo è l'adattatore dell'anno abbagliante e noi dovremo andare a collegare il morsetto rosso nella parte in cui si alza il ferretto, la molletta. Uno. Ok, una volta che ho collegato tutti i fili della lampada, ho collegato anche le centraline e collegato il filo della massa su un pezzo del telaio della macchina. Quindi vediamo se funziona tutto. Come potete vedere, l'errore delle luci non ci sta. Quindi, visto che abbiamo appurato che non ci sono errori, possiamo scollegare tutto e ci mettiamo tutto nella posizione che meglio preferiamo. Ok, andiamo a infilare tutto nel tappo. Questa sarà un'altra operazione scocciante. Ok, ho messo il tappo, ho chiuso tutto, mi sono già passato in alto un filo.
mentre qui due sono corti, quindi li lasciamo lì in basso. Detto ciò, andiamo a vedere come montare la centralina. Spingi, 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 faccio io. Se non se slambro, yeah. Ok ragazzi, il lavoro a quanto pare è finito. Come potete vedere, qui ci sono i collegamenti dei fili della luce. Qui c'è penso sia la resistenza questa, decodificatore e centralina, cavo nero della centralina fissato al telaio. Il lavoro è venuto molto bene, stessa cosa da quest'altra parte, tutto molto pulito, non ho dovuto tagliare niente. E quindi ora farò una prova su strada e cercherò di portarvi anche il video. Tutto, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti!